Ciao a tutti amici, siamo ancora qui oggi allo spazio Ubuntu, cioè in realtà non è che siamo ancora qui, in questo momento mi sono trasferito e quindi sto attivamente iniziando a fare tutte quelle attività che vi ho mostrato negli anni per chi ci segue da tanto tempo e in realtà ne faremo sempre di più, un po' perché fa parte proprio dell'uso quotidiano di oli, unguenti, marmellate, composte, tisane. E tutto ciò che possiamo fare con la produzione di qui, che non è un grandissimo spazio, però è uno spazio concentrato e in cui cerchiamo di ottimizzare frutta, vegetali e fiori, erbe aromatiche, come nel caso di oggi. Oggi vi faccio vedere una preparazione semplicissima. Io l'ho già preparata tutta, che è l'oleolito di lavanda, a cui però aggiungerò un po' di rosmarino. L'oleolito di lavanda l'ho fatto l'anno scorso in formato più piccolo, l'ho usato per tutto l'inverno, è ottimo, l'ho fatto con olio di oliva. Questa volta lo farò con l'olio di girasole che è meno denso e quindi meno grasso, più fluido e sarà anche un'altra prova. Ecco qui, vediamo, ho già riempito il barattolino di vetro, ho messo quasi tutta lavanda, la percentuale maggiore è la lavanda. E sto iniziando a mettere il rosmarino, eccolo qui. Adesso lo prenderò, userò solamente le foglie, non i legnetti, e anche se forse magari qualcuno ce lo metto per dare un po' di diversità, diciamo, dell'assorbimento. E poi vi faccio vedere un'altra cosa che abbiamo fatto. In realtà, parlo plurale, in realtà l'ha fatto Luisa qui con me che sta aiutando. È una bellissima ghirlanda di rosmarino da mettere sulle porte della casa e a cui ha arricchito con un po' di lavanda, bellissima. E allora vi faccio vedere praticamente l'olio di cui vi dicevo e si inizia a riempire, eccolo qui. Io lo metterò quasi tutto in modo che poi farò più boccette. La lavanda si mette prima in realtà e in modo che il liquido possa penetrare e scendere. Vedete, viene assorbito tantissimo e ancora non è sceso giù. Eccolo qua. Penso che servirà più. Questo qui è da 750 ml e credo che ne servirà anche un altro perché è veramente tanto, sta raggiungendo il fondo, eccolo qui, lo metto tutto, dopodiché prenderò l'altro, ma lo farò a fine video e inserirò anche l'altro, eccolo qui. Lasciamo che finisca di riempire, forse arriva quasi a metà di riempire quest'olio. E dopo vi spiego insomma come ottimizzarlo perché va esposto al sole per circa 40 giorni. Ecco qui, l'olio è finito, sì, un'altra bottiglia ci starà bene. E lo esponete, questo qui lo esponete al sole, lo lasciate 40 giorni. Io ho preso una, lo dovete chiudere con una garza. Eccolo qui, vedete? Una garza per non far entrare gli insetti, però deve poter respirare, quindi lo legate con un elastico, con una corda e lo lasciate così per 40 giorni. Io questo lo metto dopo perché adesso devo finire di mettere il rosmarino. Se c'è qualsiasi cosa che poi aggiungo, lo aggiungo nei commenti, oppure se avete delle domande, curiosità, cresciamo insieme, proviamo insieme a vedere l'uso. Ecco, questo qui è ottimo per l'inverno, sia come olio profumato per la pelle, come nutriente, e nel caso che metterò il rosmarino può essere buono anche per quando fa freddo, per indolenzimenti muscolari. Ecco, cercherò di metterne un bel po' in modo che sarà sia profumato. È un esperimento questo qui, perché all'inizio volevo farli due separati, in realtà questa volta li faccio insieme, quindi vedremo, vi farò sapere poi com'è. Grazie, al prossimo video. Ciao amici.